e pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra ai uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il Tuo nome, concedi che tutti i Tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimono nelle opere l'unico amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri padri, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, e gli mandi colui degli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà, chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo:
Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché tu ti ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto è posto sotto i suoi piedi. O Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le grezie e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre la via del mare. O Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Alleluia. Lui ci dà tutta la possibilità
di credere nel bene, di operare il bene, ma se noi vogliamo, testardamente, possiamo anche andare contro la volontà di Dio. E con questo dipende la nostra testimonianza, la nostra responsabilità di fronte agli altri, di fronte a tutto il creato. Il Signore non toglie la nostra libertà, fa di tutto perché noi possiamo scegliere il bene, possiamo conoscere la verità. E quindi si serve anche di noi uomini per far capire agli altri il vero bene e il vero male. Siamo noi oggi che dobbiamo essere i testimoni della risurrezione, della morte di Cristo e della risurrezione di Cristo, come lo è stato profondamente Pietro e gli Apostoli nella prima predicazione. Cerchiamo di essere quelle persone che stanno a portare Gesù agli altri. Gli altri, dal nostro modo di vivere e di parlare, si possono convertire, come possono anche non convertirsi. Ma la responsabilità non deve ricadere su di noi, ma su coloro che volutamente vogliono chiudere gli occhi, come Adamo ed Eva hanno chiuso gli occhi di fronte alla proposta del Signore, proposta del bene. Quanti sentiamo in questo periodo di persone che non credevano e per la testimonianza di alcune persone che sanno accettare la volontà del Signore e sanno offrire anche la loro vita, quanti si convertono. Sono stati anche medici che hanno detto a un certo punto ero ateo, adesso vedendo la testimonianza di qualche sacerdote e testimonianza degli altri, mi sono ricreduto. Io, che criticavo i miei genitori che andavano in chiesa, adesso sono qui a operare nel nome del Signore, perché un domani voglio essere con Lui nella gioia del Paradiso. La fede cristiana è la comprensione del Cristo nel suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Invochiamo la luce e la misericordia di Dio per tutti dicendo: Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. Per la Chiesa dei credenti nel Signore risorto, perché viva in continuazione di grazia, per sentirsi erede della benedizione profetica, ora in essa adempiute, preghiamo. Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. Per tutti coloro che non credono alle divine scritture, perché il Signore apra loro gli occhi a comprendere il mistero di Cristo morto e risorto, preghiamo. Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. Per noi, che facciamo tante volte l'esperienza di essere commensali di Cristo nel banchetto eucaristico, perché sappiamo riconoscerlo come il compimento di tutte le scritture, preghiamo. Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, e per coloro che sono tentati di sfiducia, perché la logica della croce appaia nella sua luce consolatrice, preghiamo. Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. Per la nostra comunità, perché si faccia carico di quanti vivono ai margini della fede e della vita cristiana, con la preghiera, l'interessamento e la comprensione, preghiamo. Dio dei nostri padri, benedici il tuo popolo. In suffragio della nostra sorella Maria Assunta, preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio dei nostri padri, che hai disposto gli eventi della storia per prefigurare il mistero del tuo Figlio divenuto per noi servo sofferente e Signore glorificato, rendici degni
della grazia che ci hai donato con la fede nel Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umile e pentita, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con benevolenza, Signore, i doni che ti offre la tua Chiesa, riconoscente per coloro che sono nati a vita nuova e fiduciosa nel tuo perenne aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della fede e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Nel Signore risorto, auguratevi ogni bene. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Voi siete un popolo redento, annunziate le grandi opere del Signore, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Alleluia. Preghiamo. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. La comunione ai beni della redenzione ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiera a Santa Maria della Visitazione. Grazie, Maria, di essere venuta in mezzo a noi e di averci portato Gesù. La tua visita ci colma di gioia. Donaci la grazia di accoglierti con lo stesso entusiasmo di Santa Elisabetta. Sii la benvenuta e rimani sempre con noi. Resta con noi per essere la nostra maestra. Alla tua scuola vogliamo imparare ad amare, a pregare e a perdonare. Resta con noi per essere la nostra consigliera, il nostro conforto e la nostra guida. Resta con noi, prendici per mano, tienici stretti a te, coprici col tuo manto e difendici dagli assalti del nemico. Resta con noi, concedici la sapienza del cuore per scoprire la bellezza del giorno del Signore e gustare la dolcezza del pane eucaristico. Resta con noi, donaci occhi per vedere Dio in ogni uomo e il tuo Figlio Gesù in ogni persona sofferente. Resta con noi per essere la nostra forza e il nostro aiuto nei momenti più duri e difficili della vita, come quello che stiamo attraversando. Resta con noi, Madre dolcissima. Rimani fino al giorno in cui ci porterai con te nella gloria del Padre. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. E vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.